Molti mi chiedono perché io sono tanto odiato da Formigoni, dalla classe politica cellina e dalla burocrazia cellina. La risposta la posso dare brevemente leggendo un breve passo del libro. Quando ero direttore del Centro Regionale Emoderivati, espresse a numerosi consiglieri e assessori regionali durissime critiche al sistema. Relativamente alle mie critiche sui candidati primari, Ferruccio Pinotti scrive: De Alessandri stigmatizza anche il comportamento di coloro che mettono nel curriculum la loro foto con Don Giussani. Sapevo bene che dall'ira di CL non si salva nessuno, specie quando si toccano interessi forti. Il centro regionale Emoderivati è stato soppresso tra continue illegalità e violazioni del regolamento. Sono stato poi sospeso dalla regione Lombardia per una mia precedente pubblicazione contro Comunione e Liberazione, ma il Tribunale di Milano mi ha dato ragione e ha condannato la regione a restituirmi lo stipendio che mi ha trattenuto durante la sospensione al pagamento delle spese di lite. Ho subito anni di inattività forzata, ma la cosa non deve stupire. Tenete presente questo detto: dall'ira di CL non si salva nessuno e Comunione e Liberazione, sappiatelo bene, è più potente della mafia. Siamo qui con Enrico De Alessandri, ex direttore del Centro Emoderivati in Regione Lombardia e attualmente dipendente presso l'Assessorato alla Sanità, sempre in Regione. Autore del libro Il Mostro Bianco, ci ha annunciato che da questo mercoledì 23 maggio inizierà uno sciopero della fame. Enrico, spiegaci un attimo come mai questa scelta. Volentieri. In particolare le richieste sono tre. Primo, dimissioni di Formigoni dalla carica di presidente della Regione Lombardia ed estromissione dai ruoli regionali della parentopoli Ciellina in forza delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno annullato il loro concorso. Secondo, ottenimento di una risposta da parte del Ministero dell'Interno volta a sapere se l'Associazione dei Memores Domini, i nuclei d'acciaio di Comunione e Liberazione, sono un'associazione segreta e se Formigoni risponde ai superiori della gerarchia associativa anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni pubbliche. Terzo punto, revoca da parte del governo Monti della carica di commissario generale dell'Expo a Formigoni. Per quanto riguarda il primo punto, l'estromissione della parentopoli Celline, dobbiamo innanzitutto dire che Comunione e Liberazione governa la Regione Lombardia attraverso un legame indissolubile tra la classe politica cellina e la burocrazia cellina, che occupa tutti i posti chiave, dai direttori generali ai direttori delle società regionali ai dirigenti delle unità organizzative nei più importanti assessorati. Ben 31 dirigenti, dai nipoti di alti prelati di Comunione e Liberazione ai figli degli assessori regionali di Comunione e Liberazione, occupano però posti chiave illegittimamente, in quanto il TAR e il Consiglio di Stato hanno annullato il loro concorso. Le sentenze della giustizia amministrativa vanno rispettate. La Regione ha invece illegittimamente sanato le predette sentenze della giustizia amministrativa prevedendo attraverso l'articolo 99 bis della legge 20 del 2008 che i concorsi non debbano essere più pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
anche per effetto, le motivazioni per cui questi concorsi sono stati annullati era appunto dovuto al fatto che non erano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Corrispondere illegittimamente stipendi dirigenziali alla Parentopoli Cielina non è soltanto irrispettoso nei confronti degli altri dipendenti regionali, ma è oltraggioso nei confronti dell'intera collettività e soprattutto nei confronti dei tanti giovani che sono in disperata ricerca di occupazione. L'abrogazione dell'articolo 99 bis della legge regionale 20 del 2008, meglio nota come legge Parentopoli, dovrebbe figurare ai primi posti nel programma di coloro che intendono ripristinare la legalità in regione contro le vergognose logiche clientelari. Questo è il primo punto, quindi estromissione della Parentopoli Cielina. Seconda richiesta riguarda appunto un ottenimento di risposta all'interpellanza presentata dal deputato radicale Maurizio Turco. Roberto Formigoni appartiene ai Memores Domini, i cosiddetti nuclei d'acciaio di Comunione e Liberazione, coloro che adottano la regola dell'obbedienza, della castità e della povertà. Come spiega Formigoni, Memalfa, la cassa comune dei Memores Domini costituita a Vaduz e controllata dal Memores Domini Alberto Perego? Come commenta la condanna a 4 mesi irrogata al Memores Domini Alberto Perego per aver mentito sui conti dei Memores Domini? Per quanto riguarda la terza richiesta, la revoca da parte del governo Monti della carica di commissario generale dell'Expo a Roberto Formigoni. Comunione e Liberazione controlla non solo un'istituzione regionale come la Regione Lombardia che ha un bilancio pari a quello di un piccolo Stato, ma controlla anche l'Expo. La carica di commissario generale Expo è affidata per nomina governativa a Roberto Formigoni. Nell'ambito della Regione Lombardia, la carica di sottosegretario per l'attuazione del programma Expo è affidata al cellino Paolo Alli. Con Paolo Alli lavora il cellino Matteo Forti, che è consigliere del Comune di Milano, mentre il commissario del Padiglione Italia è il cellino Luigi Rotta. Noi chiediamo di revocare la carica di commissario generale all'Expo a Formigoni. Formigoni non solo non ha dato risposte esaurienti in merito ai suoi viaggi nei Caraibi, ma, cosa forse ancora più grave, nel 2010 ha ammesso di aver fatto pressioni su chi poteva fare pressioni sui giudici per la riammissione della sua lista alle ultime elezioni regionali. In qualsiasi altra nazione il tentativo di influenzare i giudici avrebbe comportato conseguenze gravissime. Formigoni non può più fare né il presidente della regione né il commissario generale all'Expo.